La prima persona che ho incontrato, arrivando qui, è il professore che mi farà da tutor. La sua amichevole disponibilità mi ha sinceramente impressionato. Domani mi trasferirò nella nuova casa. Non nascondo un pizzico di agitazione. Ci starò per 5 mesi e spero davvero che mi piaccia e che io piaccia a lei. Qui mi mancano tante cose. Alcune semplicemente sono abituata ad averle e non le ho. Altre perché mi sono care davvero e naturalmente sono quelle la cui mancanza avverto di più. Però non mi faccio vincere dalla malinconia. So perché sono qui e so che farò ogni sforzo per ripartire con un bagaglio di conoscenza e di esperienza quanto più ricco è possibile. Del resto, se le cose che impari non le riportassi indietro, non le confrontassi con gli altri e non le facessi crescere una volta tornato a casa, tutto questo che senso avrebbe? Una dei concetti che tu ami utilizzare molto è il senso. Sì. Quindi sense making, dare un senso alle cose. Sì. In questo senso, appunto, qual è il tuo approccio che hai nei confronti dell'innovazione? Cioè, l'innovazione manca in qualche modo di un senso, deve darselo, deve cercarlo o deve appunto avere un metodo per trovarlo? Guarda, noi stiamo lavorando sempre su questo filone, anche diciamo in fondazione del lavoro e anche naturalmente dell'innovazione, come ricordavi tu, è un poco anche il mio settore di lavoro. La mia idea, diciamo sostanzialmente, è questa: il sense making è una metodologia, un processo di conferimento di senso, come tu accennavi, che parte da 7 caratteristiche, insomma adesso senza elencarle tutte: l'identità, la retrospezione, l'enactment, la selezione delle informazioni, proprio diciamo per conferire nel corso del processo organizzativo sociale senso a un determinato tipo di situazione. Insomma, per usare un'immagine, se ci viene in mente il film Ogni maledetta domenica con Al Pacino, il discorso che fa alla fine Al Pacino alla squadra è un discorso straordinario di conferimento di senso, diciamo soprattutto quando lui insiste sulla necessità di vedere i centimetri che ci sono dappertutto, però bisogna vederli, e sulla necessità di coglierli come squadra, perché quel lavoro lì o si vince come squadra o si perde, si viene annientati individualmente. Lui utilizza proprio questa frase, diciamo, che colpisce molto, quindi diciamo è paradigmatica proprio di che cosa significa essere team, essere una squadra. E per quanto riguarda, diciamo, come dire, il senso dell'innovazione, insomma, la mia esperienza, le cose che vedo in giro, insomma, i miei rapporti con un po' di start-up in giro per l'Italia, di artigiani tecnologici, di designer autoprodotti artigianali, cioè io vedo che anche qui ci sta tanto, cioè solo io che sono uno incrocio centinaio di persone che con le cose che sanno e con le cose che sanno fare creano, fanno innovazione, aprono mercati, creano lavoro per se stessi e per altri. Che cos'è che manca? Manca ancora la capacità di far diventare tutto questo sistema. E paradossalmente è come se ci stanno 10.000 buone pratiche, ci stanno una miriade di casi che però non riescono a diventare un sistema, non riescono a diventare una rete. Indipendentemente dal loro numero, continuano a rimanere dei casi. Perché? Secondo me, la mia piccola risposta è perché non ci sta una cultura adeguata dell'innovazione. Cioè, quello che deve cambiare innanzitutto è l'approccio, è la cultura, è il modo di essere e di fare rispetto al discorso, diciamo, come dire, dell'innovazione. È quello che fa diventare sistema. Vediamo dal punto di vista pratico, nell'ordine di priorità. La prima cosa,
la scuola. La seconda cosa, anzi, ancora la prima cosa, l'abbattimento dell'analfabetismo funzionale. Ancora la prima cosa, l'innovazione e la ricerca, ancora la prima cosa, i territori. I territori, sono una cosa, diciamo, fondamentale, propria, nostra, diciamo, come dire, della nostra storia. Noi, i manuali, i libri ci insegnano che per essere competitivo devi trovare qualcosa che gli altri non hanno, qualcosa che tu ce l'hai e l'altro non c'hanno. Noi abbiamo la cultura delle città, noi abbiamo la cultura del municipio, noi abbiamo la cultura dei territori, noi abbiamo la cultura dei distretti. Ora, pensiamo tutto questo, per esempio, al tempo della smart city. Sì, tutti possono fare la smart city, ok, però non tutti hanno Firenze, non tutti hanno Roma, non tutti hanno Napoli, non tutti hanno Torino. E se tu la sai fare la smart city, quella di Roma, di Torino, di Firenze, ma anche di San Gimignano, anche della media città, anche di Prato, anche di Lucca, anche del piccolo paese di 3.000 abitanti, è una smart city diversa da tutte le altre che hanno tutti gli altri, perché noi possiamo valorizzare cose che gli altri non possono valorizzare, perché non ce l'hanno. Certo. Ora, come dire, pensiamo all'internet delle cose, associato al patrimonio, diciamo, culturale, al patrimonio artistico italiano. Pensiamo all'internet dell'energia, associato al patrimonio culturale e al patrimonio artistico italiano. Allora, se noi pensiamo a queste cose qua, dobbiamo pensarci, come dire, come sistema, come cultura, come cose che tu devi cominciare a dire ai piccoli dall'asilo e ai grandi, indipendentemente da dove stanno, utilizzando i nuovi media, ma anche i vecchi media. Io ogni tanto mi torna in mente, non è mai troppo tardi, il mitico maestro Alberto Manzi, e certe volte penso di come, per esempio, ci potrebbe essere bisogno di un meccanismo di quel tipo lì, proprio rispetto a uno dei meccanismi rispetto, diciamo, alla lotta contro l'analfabetismo funzionale, per fare un esempio. Certo. Allora, diciamo, un mio celebre compaesano, Totò, diceva: non sono fiaschi che si abbuffano, le cose non si possono fare tutte, diciamo, in un attimo. Ci stanno delle cose che noi sicuramente possiamo accelerare. Ecco, proprio il discorso, per esempio, delle start-up, diciamo, è una buona pratica molto, molto interessante. Cioè, alla fine, se ci pensiamo, in un anno e un poco, non solo è stata fatta una legge, sono stati fatti tutti i decreti attuativi e si è creato un reticolo di riferimento per lo sviluppo delle start-up senza precedenti nella storia d'Italia. Alla fine, che cosa ci è voluto? Una buona idea, una buona legge, 3, 4, 5 lavorare, e in poco tempo si è raggiunto un risultato importante. Quindi si può fare.